siti estrattivi, nuova legge. Il Consiglio regionale ha modificato le norme sulle cave in esaurimento da riqualificare in Toscana. ARPAT, bilancio approvato in ritardo, polemiche sul via libera di Palazzo del Pegaso al preventivo 2022 dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Buonasera e bentrovati con una nuova puntata di Monitor Consiglio. Dunque, il Consiglio regionale della Toscana ha dato il via libera alla modifica della disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare, approvata la settimana scorsa dalle commissioni Ambiente e Territorio e Sviluppo Economico e Rurale, riunite in seduta congiunta. Il provvedimento è stato approvato con 21 voti a favore, PD, Italia Viva, 2 voti contrari, Movimento 5 Stelle e 5 astenuti. Fratelli d'Italia, Gruppo Misto Toscana Domani. La Lega non ha espresso il voto. Le interviste ad iniziare dalla Presidente della Commissione Ambiente e Territorio, De Robertis. Allora, la proposta 148 prevede di creare una nuova tipologia di siti estrattivi, sono i siti da recuperare. Praticamente, lo dico in maniera molto semplice perché l'argomento è molto complicato e credo che i nostri ascoltatori siano più interessati al ripristino del paesaggio che la norma prevede rispetto ai tecnicismi ad essa legati. Ci sono tutta una in Toscana tanti siti che sono stati abbandonati e sui quali non è stato fatto un ripristino ambientale che, seppur previsto, per mille cause, fallimenti, recessi da contratti, per mille motivi che non sto qui ad analizzare, sono rimasti lì come sono. Passando per l'autostrada ne vediamo moltissimi anche nei nostri territori. Abbiamo introdotto una norma secondo la quale i comuni possono fare richiesta di autorizzare l'estrazione all'interno di questi siti che sono non più attivi per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione, comunque non superiore ai soldi, diciamo così, che costerà il progetto di ripristino. Banalizzo, se ripristinare una cava costa 5 milioni e il 30% della commercializzazione del materiale estrattivo è 7 milioni, comunque non si potrà concedere la possibilità di estrarre più di quanto l'azienda che chiede questa cosa spende per ripristinare quel sito. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, naturalmente escludendo i materiali ornamentali, perché in alcune parti del nostro territorio, nel nord della Toscana, per esempio Carrara, diventava un problema se si autorizzava ancora di più questa cosa. Invece è proprio fatto per dire, vabbè, chi c'era prima non ha avuto la possibilità, per qualunque motivo, ripeto, di metterlo, di bonificare questo terreno, di renderlo paesaggisticamente dal punto di vista della sicurezza coerente con quel paesaggio. Diamo a chiunque ne faccia richiesta, i comuni danno a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di ripristinarlo, dandogli una compatibilità economica con l'estrazione. Dunque, la Lega durante la commissione quarta congiunta alla seconda ha preso atto che le due presidenti, la presidente De Robertis e la presidente Bugetti, hanno incontrato Confindustria, esponenti di Confindustria, sul tema, senza che ne sapessimo niente, e alla nostra richiesta di poter dar luogo all'audizione dei rappresentanti di Confindustria in sede delle commissioni, proprio per permettere a tutti di condividere le considerazioni e le valutazioni di questo importante punto di riferimento, ci è stato negato. Abbiamo ritenuto questo un fatto estremamente grave, che si è aggiunto a una procedura della vicenda e dell'arrivo al voto davvero discutibile. Perché? Perché il provvedimento sulle cave viene licenziato dalla Giunta nell'ottobre del 2022, viene successivamente preso in considerazione a livello di illustrazione da parte delle commissioni nel novembre del 2022, poi tutto si ferma, tutto non va avanti e improvvisamente invece si riattiva nel maggio, a fine maggio, a seguito di emendamenti del PD. E addirittura in un quadro dove le due presidenti
hanno inteso incontrare questi riferimenti importanti, non si capisce se come Presidente di Commissione o come esponenti del Partito Democratico, visto che personalmente riterrei più corretto incontrare questi riferimenti all'interno delle commissioni. Non credo che ci fossero elementi di urgenza alla luce del fatto che si è aspettato tanti mesi per poi dare un'accelerata, e quindi questa situazione è assolutamente ingiustificabile. No, noi non l'abbiamo approvata, ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana né rispetto all'andamento di questa proposta di legge che era emersa a novembre in commissione, poi è scomparsa, è riapparsa dopo sei mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato i siti estrattivi di materiali pregiati come marmi ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede, e inoltre non ci è sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto a emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma, che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. Si tratta di un tema molto complesso per il quale sinceramente avremmo gradito anche la presenza dei tecnici degli uffici della Giunta per sostenere da un punto di vista dei contenuti anche la discussione sugli emendamenti. Ne prendiamo atto, per questo ci siamo astenuti, perché non vogliamo essere responsabili di una norma che non si è capito bene gli effetti che possa avere sul territorio, e dall'altra parte non vogliamo nemmeno danneggiare le aziende che faticosamente magari riescano ancora ad oggi a portare avanti attività estrattive. L'articolo 31 bis che è stato inserito nella normativa di fatto è un metodo per derogare alle leggi che la Regione Toscana stessa ha fatto, quindi di permettere di nuovo di fare delle estrazioni arrivando fino al 30% della quota prevista precedentemente nelle cave che già da 5 anni sono state dismesse perché hanno raggiunto il loro obiettivo. E tutto questo, lo scopo ufficialmente, è per riuscire a trovare il denaro per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza. Denaro che doveva già essere trovato durante la vita della cava stessa, anche perché ha prodotto nel frattempo utili alle aziende, alle ditte che hanno lavorato all'interno di queste cave, e invece adesso, diciamo, con questo escamotage normativo si ritrovano ad essere riattivate. Questo troviamo che sia grave come comportamento da parte della Regione Toscana, perché in pratica sconfessa se stessa e soprattutto sconfessa tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e al cercare di considerare la risorsa lapidea come qualcosa che andrà a esaurimento. Il fatto che si parli di coltivazione dei siti estrattivi, per esempio, secondo me è gravissimo perché è un inganno lessicale, perché tutti vediamo quelli che sono i risultati dell'attività intensa di estrazione nelle nostre montagne, e crediamo che invece la Regione Toscana debba guardare maggiormente agli aspetti appunto ambientali piuttosto che pensare soltanto agli aspetti economici, che sembrano invece essere l'unico modo in cui le nostre montagne vengono rappresentate. Ma per noi è una norma molto positiva che abbiamo votato, un progetto al quale lavoravamo da mesi, un impegno della maggioranza assunto in maniera condivisa, che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende in un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi, ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano, diciamo, di essere diseconomici, e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali, quindi richiesta dai territori e quindi, diciamo, sostenuta con forza anche dal nostro partito. Rimane un po' anacronistica, diciamo, dal punto di vista molto ideologico dei 5 Stelle, che contrari a tutti anche su questo aspetto vorrebbero, diciamo, un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale, economico come quello attuale ovviamente non può permettersi. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2022, bilancio pluriennale 2022-2024 di ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. L'Aula ha espresso il parere con 20 voti a favore, Partito Democratico, 11 contrari, Lega, Fratelli d'Italia, Gruppo Misto, Toscana Domani e un voto di astensione, Movimento 5 Stelle. C'è stata discussione sull'evidente ritardo nell'approvazione del preventivo 2022. Iniziamo ancora con le interviste, a partire dalla presidente di commissione De Robertis. No, è una
controsenso, chiamatelo come vi pare, non va bene perché limita le prerogative dei consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione di incidere circa l'analisi di un bilancio preventivo. Il bilancio preventivo serve perché tu mi presenti qual è la tua idea di investimenti, spese, dove vuoi spendere, dove vuoi risparmiare. Se me lo presenti a un anno e mezzo dopo che l'hai fatto, cioè mi presenti a maggio del 2023 un bilancio che prevedeva le spese del 2022, diciamo che non è corretto, quindi anche in aula non me la sono sentita di non sottolineare questo aspetto. ARPAT è un'agenzia assolutamente importante per la Regione in un momento come questo, dove dovrà fare tanta vigilanza rispetto ai progetti, alle grandi opere che ci saranno nel PNRR. Va un po' meglio l'aspetto ormai un po' annoso della mancanza di personale, però bisogna che ARPAT sia messo in condizioni, da chi deve farlo, di presentare alla Giunta prima, al Consiglio poi, un bilancio che possa dare ai consiglieri, ai commissari tutti, la possibilità di incidere sulle scelte. Su ARPAT si è raggiunto il massimo all'interno di un bilancio di 14 miliardi della Regione, per il quale si investe oltre 50 milioni di euro per il funzionamento dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Il Consiglio è stato chiamato a ratificare il bilancio di previsione 2022. Avete capito bene? Ratificare il bilancio di previsione 2022 vuol dire che tutti i giochi sono già fatti e si chiede il parere del Consiglio, o meglio la ratifica, quando gli uffici hanno già speso i soldi, hanno fatto o non fatto gli investimenti. Questo rende del tutto inutile il ruolo del Consiglio e soprattutto di coloro che sono rappresentanti dei cittadini su un tema come quello della difesa ambientale e dei controlli, che invece diventa strategico nella regione del CEU e non solo. L'informativa che è stata presentata oggi potrebbe essere la replica di quella che ci è stata fatta 5 anni fa. I passi avanti sono stati pochi, timidi e probabilmente legati più che altro al cambiamento di abitudini che hanno avuto le persone durante il periodo Covid. Quindi o le risorse non sono state ben impiegate, o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza. In ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia, e nello specifico in questo caso la Toscana, in procedura di infrazione. Negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per ridurre queste emissioni, e quindi maggiore trasporto pubblico, maggiore intermodalità, e questo ha molto a che vedere anche con il trasporto pubblico urbano, soprattutto nell'area fiorentina, e soprattutto maggiori risorse per quanto riguarda le emissioni che vengono dal riscaldamento, maggiori investimenti sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Il gruppo della Lega ha votato convintamente contrario a questo bilancio, che in primo luogo arriva e giunge all'attenzione dell'Aula con un ritardo veramente inammissibile. Un ritardo che sostanzialmente mette in difficoltà tutti, come ha correttamente anche riconosciuto la Presidente della Quarta Commissione De Robertis nel rappresentare l'atto alla Commissione. Non solo. Noi abbiamo, nel corso della Commissione, così come durante la discussione in Aula, evidenziato un tema ancora più grande, che è quello per cui, lo posso testimoniare io che sono solo 6-7 mesi qui in Regione, la maggior parte, la stragrande maggior parte, dei bilanci delle società partecipate arrivano con un ritardo inaccettabile. E questo probabilmente è una riflessione da farsi, nessuno me ne voglia, anche in virtù probabilmente della delega che il Presidente della Regione ha e che probabilmente non riesce a dar seguito come dovrebbe dare. Da questo punto di vista abbiamo sollecitato una riflessione seria, perché il quadro è un quadro già di per sé inaccettabile. Inoltre abbiamo evidenziato il fatto, come dicono i revisori dei conti e la stessa Giunta, che siamo di fronte a una situazione in cui il personale che si è aggiunto potrebbe però avere, diciamo, delle ripercussioni in termini proprio di bilancio. È una sollecitazione, un'osservazione fatta dai revisori, così come è lo stesso ARPAT che
precisa come il ritardo dello stesso bilancio è causa diretta della Giunta. È davvero tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio. Grazie per averci seguito fin qui. Una pausa pubblicitaria e poi tutti gli altri programmi sulla nostra rete. Arrivederci.